storie. Che cosa sono? Sono ricordi, esperienze. Ma che cosa siamo noi? Piccoli esseri in un mondo infinito. Eppure ognuno di noi ha una storia, una grande storia. Siamo tutti collegati. Siamo tutti parte della stessa storia che cerchiamo di raccontare. Perché sappiamo che quel racconto è l'unica strada per evolverci. Ma tutto ciò ha anche una fine. Una fine che porta ad un nuovo inizio. Un inizio che darà il via a nuove avventure! Il mio nome è Cado Torna e benvenuti nella mia isola. Non abbiate paura di me, io vi proteggerò. Potrete alloggiare in una delle mie bellissime camere, godere dell'ottimo cibo e farsi un bagno in piscina come un vero re. In cambio dovrete darmi qualcosa, perché io sono semplicemente un collezionista. Portatemi qualsiasi rarità, anche una mano. Non fatevi problemi. Gira voce che un tizio chiamato il Prescelto stia arrivando qui. Sarà perfetto nella mia collezione. E se qualcuno si rifiuterà di collaborare, verrà accompagnato verso l'uscita. ...997... ...998... ...999... ...ed ecco che arriva il... ...cosa c'è dopo il 999? È l'ora di prendere la pappa! Ehi pesciolino! Hai smesso di allenarti? Ho quasi finito il mio turno e abbiamo una riunione con il capo. Vedi di non fare tardi. Che cosa? Ma sei tu che arrivi sempre in ritardo. Certo, ma tu dillo, è niente più pizza gratis per te. Anzi, sai cosa? Me la mangio io. Tanto non ho bisogno di quel cerchio in una scatola quadrata tagliata a triangoli. Passo e chiudo. Basta lavorare in pizzeria. Farò una mia palestra. Ma dove ho messo la mia maglietta preferita? Uè, non ti dimenticare che c'hai l'ultima consegna. Aspetta, come? Ma il mio turno è finito. Hai finito solo se consegni queste pizze. E va bene, dove devo andare? Qui c'è scritto camera 203, all'isola a forma di mezzaluna. Ma sei matto? Lì c'è gente di Cado Torna. E che devo fa? Un cliente è sempre un cliente. Adesso fa la brava, prendi la macchina e consegna queste pizze. Beh, spero di ricevere una grossa mancia. Sarà un bel viaggetto. E ricorda, sorridi sempre. Ma certo, capo. Sarò super sorridente. Non vede la mia faccia? Sorriderò solo quando vedrò il mio primo stipendio. Uè, e voi, ricordatevi di supportare il codice PASOX nello shop di Fortnite Un Supporto a un Creatore. E se non lo fate, niente pizza per voi. Dove l'ho lasciata? Ah, ma eri qui. Forza, amica mia. Ci aspetta un bel viaggetto. Ok, meglio mettere un po' di musica. Tell me what did you learn to be so negative. You're such a dream.
Mida, grazie alla tua mano ora posso trasformare tutto ciò che voglio in oro. Io ti ho chiesto di darmi una mano, e tu me l'hai data. Era interessante anche quel ragazzo di nome Byte. Era come Mida, ma il cromo non mi è mai interessato. Signore, un cliente ha prenotato una camera questa mattina. E quindi? Era un po' troppo curioso. Ha passato più tempo nei corridoi che nella camera. Qualcuno che crede di potermi fermare. Che sciocchi gli umani. Un po' mi fanno pena. Hai informazioni su quello che ti ho chiesto? Negativo, signore. Ho zero informazioni sul prescelto. Ma perché non usare la macchina del tempo per trovarlo? Non posso. Per quello siamo bloccati qui. C'è qualcosa incastrato nel tempo che impedisce alla mia macchina di funzionare. Ma so che eri collegata a qualcuno, Mida. Qualcosa che voglio. Era proprio lui. Vero, Mida? Dicono che sia l'essere più incredibile che possa esistere. Il figlio di un lord. Quanto adoro la mia collezione. Ascolta, tu va a controllare quel cliente. E se ci sono problemi, ci penso io. Ai suoi ordini, signore. Tanto anche quest'isola fa parte della mia collezione. Fermi, dobbiamo fare un controllo. Ma andiamo, amico, devo solo consegnare delle pizze. Adesso controlliamo, parlo con il receptionist. Sì, è successo qualcosa. Senti, qui c'è una tipa delle consegne. Sai se deve consegnare la pizza a qualcuno in camera? Sì, confermo che uno dei nostri clienti ha chiamato per la pizza. Sentito? Adesso posso passare? Puoi passare, ma fa presto. Questo non è un luogo per te. Tranquilli, neanche a me piace stare qui. Sbaglio o non hanno molti clienti? Tutto questo è molto strano. Salve, signore. Da che parte sono le camere? Le camere sono in fondo a sinistra. Grazie. Wow, che lusso. Deve essere pieno di soldi questo signor Kado. Allora, se non sbaglio, questa dovrebbe essere la camera giusta. Arrivo subito! Che voce strana. Sì? È qui per pulire la mia camera? No, sono qui per la pizza. Non ho ordinato nessuna pizza io! Oh, le chiedo scusa. Ho sbagliato numero. Cose che capitano. Io ho barattato il mio amico per questa camera. Ok, questo tipo era davvero strano. Questa volta è quella giusta. Chi sei? Sono quella della pizza. Ma quanto ci hai messo? Chiedetelo alle stupide guardie qui fuori. Mettile pure sul tavolo. Signorina, non sta dimenticando qualcosa? Mi dispiace, ma li ho lasciati in un'altra borsa. Wow, finalmente è arrivata la pizza. Sì, è qualcuno qui, deve pagarmi. Sta tranquilla, ti pagheremo. Ma ora sei qui e abbiamo bisogno di te. Bisogno di me? Ok, ora sono confusa. Siamo due agenti speciali sotto copertura e abbiamo bisogno di un pilota per scappare. Ma io non sono un pilota. A malapena ho la patente. Senti, non abbiamo molto tempo. Hai una macchina, no? Smettetela, basta! Io adesso prendo le pizze e le riporto indietro. Ok, ti pagheremo il doppio di quello che guadagni in un anno se vieni con noi. Agenti, sono appena diventata la vostra migliore amica. Adesso noi pensiamo alla collezione di Kado. Tu aspettaci in auto e vienici a prendere. Come faccio a sapere quando venirvi a prendere? Ovviamente ho già pensato a tutto. Capirai il mio segnale. Adesso va via come se niente fosse. Ok, a dopo. Spero che Pomodoro non si arrabbi. La prossima volta me la ordino anche io una pizza.
Ok, meglio aspettare qui dietro. Speriamo che dopo mi paghino. Io da pomodoro senza soldi non ci torno. Allora, la memoria è tornata, signor Jonesy? Io non so niente, lo giuro! Andiamo, sapevi del mostro, sapevi tante cose. Saprai anche di quello che sto cercando. Beh, hai sbagliato persona. Non so chi sia questo prescelto, lo giuro. Se lo sapessi, te l'avrei detto subito. A me non piace stare qui. Io non ti ho mai detto chi sto cercando. Eppure tu hai detto prescelto. Quindi qualcosa sai? No, è che quando sono arrivato qui ho parlato con un ragazzo. Diceva di chiamarsi Ramingo. Era tutto impanicato e diceva che voleva andarsene subito via dall'isola. Mi ha detto che è riuscito a riascoltare una registrazione audio di se stesso. Sapeva come era fatto il prescelto e come si chiamava. Dopodiché quel telescopio ha creato una strana luce e sei comparso tu prendendoti tutta l'isola. E devo ringraziare il sacrificio di Vicora per questo. Ma hai detto che sa come si chiamava, dimmelo. Non ricordo bene, era qualcosa tipo... qualcosa. Che razza di nome, sh? Almeno sai com'è fatto. Quella parte non l'ho sentita. Adesso mi farai uscire, ti ho davvero detto tutto. No. Non dirmi che sono ancora nella camera 203, alla faccia degli agenti super speciali, semmai agenti super noiosi. Oh merda, un blackout proprio adesso? Vediamo se posso fare qualcosa. Ah, lato per la pizza non c'è, significa che non è ancora tornata. Lei è un po' inquietante nascosto dietro quel muro. Io non ero nascosto, stavo solo vedendo se consegnano la pizza. Ti conviene aspettare, la tipa delle consegne farà un bel po' tardi. Perché? Mi spiace, informazioni top secret. Beh, io devo conoscere queste informazioni, io sono un collega. Ex collega, avevi detto che non ne potevi più. E tu come fai a saperlo? Me l'ha detto un uccellino. Ottimo! È tornata la corrente! Aspetta un momento, tu sei un cracker? Guarda che si dice hacker! Mi sentite? Ti sento forte e chiaro! Ho disattivato la gran parte degli allarmi di sicurezza, ma state attenti a non toccare i vetri! Ci sono laser più avanti. Tranquilli, ci penso io. Ottimo lavoro! Adesso inserite la chiave magnetica che ho fatto per voi. Nolan, che cosa ti avevo detto sul vetro? Di spaccarlo, vero? Dobbiamo andare, Nolan. Hanno bisogno di me. Un allarme. Ma che diavolo sta succedendo? Signore, qualcuno ha rubato parte della sua collezione all'isola Mezzaluna. Oddio, quando toccano la mia collezione. Adesso ci penso io. Ma quello laggiù non è mica il signor Kado? Sapete, il cliente non ha sempre ragione. Le mie strutture non sono fatte per gente come voi. Devo cacciarmi fuori perché...
Merda! Hanno disattivato ogni tipo di comunicazione. Aspetta, forse ho qualcosa che funziona. Ehi, riesci a sentirmi? Scusa, ma non è un bel momento. Passo e chiudo. Ok, sì. Credo che sia in pericolo, ma non so dove siano. Non ho neanche un'auto. Io lo so. Sapete, molti credono che i vampiri non possano vivere sotto la luce del sole. Eppure eccomi qua. Fa sempre ridere questa scena. Perché non riesco a parlare? Che cos'ha la mia vista? Ho capito. Forse sono i suoi occhi a farci questo. Prima mi derubate, adesso mi sparate? Che clienti maleducati! Scappare non servirà a nulla! Lei ha già capito. Mi piacciono le persone sveglie. Non vi lascerò andare via con l'arma di Mida. Ha funzionato. La mia macchina. Pomodoro mi ucciderà. Ma che cosa ci è successo? Non lo so, non riuscivo a parlare. Tranquilla, ha perso le nostre tracce. Manteniamo un profilo basso. Potresti rispondere qualche volta. Se vuoi rispondo io per la signora. Lo so, ti starei chiedendo come può un vampiro senza bocca morderti il collo. Le vedi queste? Io non colleziono solo cose materiali, ma anche la vitalità degli esseri viventi. Tranquillo, sarà rapido e doloroso! Quello stregone ha fatto davvero un bel lavoro con questo anello. Mi piace la luce del sole e fa sentire vivo. E tu andrai in un posto ancora più sicuro. Forse ti metto accanto alla mano del tuo ex padrone. Ah, che strano. Non ho mai visto così tanti gabbiani. Controlla bene, non sarà andata lontano. Dici che il capo ci darà qualcosa se la catturiamo per lui? Sì, un bel colpo dritto in testa se non la catturiamo. Il capo non è così cattivo come sembra, è molto nobile. Tu non hai visto che cosa nasconde nelle sue strutture. Cambierai subito idea, fidati. Ehi, ma quello che cos'è? Sembra un pesce. Questa cosa è una figata pazzesca. Aspetta un momento. Tu che cosa ci fai qui? Prego. Abbiamo visto che quei tizi volevano farti del male. Perché stavi aiutando degli agenti? Lascia perdere. Un'altra stagione passa ed io ancora non ho risolto il mistero. Signore, ho una bella e brutta notizia. Per me sono solo notizie. Il signor Cado Thorn ha eliminato i nostri agenti Nolan e Antonia. E che cosa hanno detto dei commenti? Signore, tutti parlano del prescelto. Sapevo che quei due erano personaggi piatti. Troppo scontati. Tutti che vogliono seguire le orme di Mida. Ma alla fine... Aspetta un momento. Perché i commenti parlano del prescelto? Perché è quasi arrivato a destinazione. Ok, questa è una brutta notizia. Quel bastardo non toccherà i nostri piani. Questa stagione di storie deve parlare di Cado e della ragazza delle pizze. Dobbiamo impegnarci per evitare che lui tocchi l'isola. Che cosa consiglia di fare? La macchina del tempo di Cado. Abbiamo convinto una ragazza del futuro, amica del prescelto, a tornare indietro, no? Di nuovo? Ma è impossibile che possa funzionare. Questo lo vedremo. Dannazione, aveva ragione.
La macchina è bloccata! C'è qualcuno o qualcosa bloccato nel tempo che ne impedisce il viaggio. Renzo. Probabilmente avrà ucciso Hera. E se Hera del futuro muore nel passato, niente più Hera nel futuro. Passerò per il piano B. Nel futuro abbiamo visto i suoi amici, ma non lui. Perché non riusciamo a vederlo? Perché lui cambierà tutto, signore. C'è impossibile sapere che cosa può fare. Lo so bene, ed è questo quello che mi spaventa. Dovremmo iniziare a far uscire tutti, signore. È pericoloso stare qui. Uno dei suoi amici è un uccello. Una specie di piccione. Ma dove mai l'avete visto, un piccione così grande? Comunque no. Questo è il posto più sicuro che c'è. Devo riflettere. Va bene, signore, ma noi che cosa facciamo? Continuate a lavorare. Scoprirò chi è il prescelto. L'isola sembra stare bene. Ed è così che deve essere. Adesso devo capire chi sei. Ho così tanti indizi. Posso farcela. Dovevo immaginarlo. Dopotutto, questi erano i tuoi uffici. Piantala di apparire. Lo so, tu sei morto e non puoi parlare. Ma so che sei stata l'ultima persona ad essere collegata al prescelto. Bait è stato fortunato. Si è trovato come alleato Kadotorn. Lui voleva la tua mano. E Bait ucciderti. Che sfortuna, eh? Poi c'è sempre quello che ficca il naso. Hanno iniziato a fare domande. Perché scompariva della gente? Ma dov'è Miascolo? Dov'è Kit? Dov'è finito Gaff? E soprattutto Jules? Siamo stati noi a rapirli. Ma l'altra metà ci ha pensato il nulla. Ma c'è ancora qualcuno. Forse ha delle risposte. Allora, Ramingo, ricordi qualcosa? Io non lo so. Senti, abbiamo davvero poco tempo. Se non mi dici almeno come si chiama, io non potrò fare niente per fermarlo. Capisci? Lui cambierà tutto! Non guardarmi in quel modo, fantasmida! Devo riflettere. Deve essere qui la risposta. Tutti hanno già provato a capire chi sei sin dall'inizio. Ma tu a quanto pare sei già grande. Prima di essere stato chiamato da Condor, hai fatto la tua vita in un'altra terra. Ignaro di quello che sei. Perché non era ancora il tuo momento. Ma Condor sapeva di te. E Geno seguiva attentamente ogni singola parola di quel diario. E Kado me ne ha parlato come se fosse il tesoro più grande di tutti i tempi. Ed è buffo pensare che il prescelto sia scappato da dei pirati. Da lì è partito il suo viaggio. Ma forse lui si è fermato prima per riposare in un'altra isola. E credo di conoscerla. Ma come sempre, non riesco a capire chi sei. Mi ascolti? Tu come hai fatto ad uscire? Io conosco il suo nome. Il nome del prescelto? Io so solo che ha due lettere, ed è S e H. Sh! Ma non mi viene in mente nessuno. Quindi ti prego, dillo. Il suo nome è Crash. Oh mio Dio. Se è quello che penso, allora ho capito tutto! Ciao! Benvenuto nell'isola Sweet! È lassù che si trova. Dopo quasi 2 anni finalmente so chi sei! Wow, dove vai? È proibito salire lassù!
Ma prima potevate farlo. Da quanto tempo è proibito? Da parecchio. Fidatevi di me. Lassù c'è il prescelto. Ok. Un museo di ricordi. Sono nel posto giusto. Finalmente! Ti ho beccato! Game over, prescelto. O dovrei chiamarti Crash. Signore, io mi chiamo Phoenix. Io lavoro qui. Tu non sei il prescelto. Ma gli indizi parlano chiaro. Poi il tuo nome è Crash. E ho ragionato sul fatto che tu assomigli al videogioco. Signore, Crash il videogioco è un bandicoot. Io sono soltanto una volpe. Perché non è una volpe? E quella roba che cos'è? Sai dove sono i miei colleghi? No, quel mostro li ha inseguiti. Oh, allora sono già morti. E quindi che cosa facciamo? Io devo trovare assolutamente l'auto per le consegne. Andiamo, Pomodoro capirà. Non puoi avere paura di... E quello che cos'è? Installazione dati. Tutti gli esseri viventi saranno convertiti al nuovo aggiornamento. Merda! Tutti gli esseri viventi saranno convertiti al nuovo aggiornamento. Questa è la fine. Ma chi è che ha parlato? Il prescelto sta per iniziare la sua nuova partita. Tutti i personaggi non giocanti sono pregati di non muoversi o il sistema vi cancellerà. Ha detto il prescelto. Riesce a scansionare qualcosa con quel coso in testa? Negativo, signore. È qualcosa che va oltre le mie conoscenze. Caricamento auto-eliminazione del logo Path of Stories. Asset danneggiato. Nome asset. Renzo. Ma di cosa sta parlando? Non ne posso più! Condor! Se ti vedo, ti prenderò a schiaffi! E poi ti abbraccio! Aspetta un momento! Ma quella è... Terra! Non ci posso credere! Rema! Rema! Oh, Terra, sì! Finalmente ce l'ho fatta! Non voglio vedere più un gabbiano in vita mia! Non ci posso credere! Sono finalmente arrivato! Chissà se qualcuno saprà del mio arrivo! Oh, mi sento davvero strano! Come se fosse cambiato qualcosa! Qualcosa di molto, ma molto importante! Ehi, amico, senti anche tu qualcosa? Ma che cavolo sta succedendo? Fratelli, quel giorno è arrivato! Lui è qui! Preparatevi! Tutti quanti! Portiamo la sua testa al grande capo! Caricamento dell'isola principale. A breve ci sarà un ricalcolo di tutti i dati dell'isola e dell'universo Fortnite. Tempo stimato, una settimana. Nulla non mi ha preparato a tutto questo. Sì, sì, lo sento! È arrivato! Prescelto, se riesci a udire le mie parole, inizia una nuova partita. Ah, c'è un videogioco! Perché me la cavo parecchio bene! Tu cambierai le cose. Avvicinati. Grazie a te tutti vivremo in un mondo felice. Se la felicità sono patatine e videogames, allora mi avvicino! Presto si resetterà tutto quanto. Per favore, resta qui e mettiti in posa. Oh, ok. E chi se l'aspettava un benvenuto del genere? Lei non è un gabbiano, vero? Voce misteriosa? Vabbè, io rimango qui in posa. Inizio ripristino del sistema. No.
non porterà via il mio mondo. Avvio modalità standby. No! Tutta la mia collezione! Tutto il mio lavoro! No! No! E ora non devi fare altro che creare il tuo mondo. Il mio mondo? Era un caricamento quello che ho visto. Oh, wow! Che posto incredibile! Io so di essere il prescelto, ma non ho idea su come si fa a fare il prescelto. Ma soprattutto, che fa un prescelto? Che cos'è? Vuoi avviare il tutorial? Sì, voglio il tutorial, grazie. Benvenuto, prescelto. Hai scelto di seguire il tutorial. Che nabbo? Ehi, nabbo a chi? Ok, campione, io sono la tua guida, il tuo migliore amico. Non fidarti di nessuno. Hai una voce strana per essere una voce del tutorial. Hai oltrepassato l'oceano per arrivare qui e insultarmi? No, ma capiscimi, io non ho idea di che cosa fare. Inizia a camminare e parla con qualche NPC. Ok. Iniziamo da una quest facile. Che scelta stupida! Era meglio se skippavo il tutorial! Ti ho sentito! Ehi, fuori dalla mia testa! No! Sono il tuo tutorial! Sei stato tu a dire di sì! Wow! Ma che cos'è questo posto? Non hai letto il titolo quando ti sei generato qui? Sei sull'isola prescelto! Tutto questo esiste in base ai tuoi gusti e alla tua immaginazione! Infatti sembra tutto come i miei giochi preferiti! Che fico! Ma... qual è il mio potere? Ci arriveremo, ma pensa, sei stato tu a resettare tutto. Non hai proprio idea di quanto tu sia forte, eh? Se lo dici tu. Ma guarda te che culo, hai trovato una vita! Oh, sai, è strano vedere la propria faccia girare che vola. Se quella la chiami faccia. Ma comunque, come sai, hai delle vite, quindi non perderle tutte. Oh, bye bye, prescelto! Ah, signor tutorial, io ce l'ho una casa! No, i prescelti non ne hanno bisogno! Ah, ma dai, davvero! Guarda, un NPC! Perché non vuoi vedere se ho bisogno di qualcosa? Oh, magari saprà dirmi di più! Salve! Oh, tu devi essere quel misterioso eroe, vero? Ah, credo di sì! Ottimo! Non lontano da qui si trova una piccola torre e ho bisogno che tu prenda per me un libro antico di magia. E perché non ci sei andato tu? Perché dei ninja malvagi ostacolano il mio cammino e senza quel libro non posso difendermi. Ovviamente ti ricompenserò. Va bene, accetto! Ci penso io! Ma che cosa... Hai appena accettato una quest ed è stato salvato sul tuo registro! Oh, un registro! Oh cavolo! Ce l'ho per davvero! Questo posto è fantastico e sono felice come un bambino! Ma attento, non sottovalutare mai quei ninja! Loro non dovranno sottovalutare me! Credo! Prenderò quel libro, tranquillo! Thank you.
sento strano! Sei solo in un'altra prospettiva del mondo, con una grafica old school! Tutto sempre uscito dalla tua immaginazione! Ciao! Ciao! In questa prospettiva potrai vedere anche me, pensa! Oh, non vedo l'ora! E quello chi è? Mi sta guardando un po' male! Oh, attento! È un NPC nemico quello! Oh, e la grafica è cambiata di nuovo! Fa un effetto strano! Concentrati! Il tutorial vero e proprio sta per iniziare! Ho l'onore di incontrare questo famoso prescelto! Preparati! La tua avventura! Come? Puoi alzare la voce? Ho detto, preparati! La tua avventura! Ok, ho capito, mi avvicino io! Eccomi qua! Salve, io sono Crash! Ma non Crash come Crash Bandicoot, solo Crash! Preparati! La tua avventura finisce qui! Ma queste cose da dove arrivano? Preparati, inizia il combattimento! Combattimento? Come puoi vedere, entrambi disponete di una barra della vita. Ma tu e la tua squadra, quando ne avrai una, apparirà una seconda barra di colore blu, chiamato comunemente mana. Oh, l'energia per le mosse speciali! Ho capito! Puoi eseguire mosse normali o speciali. Quelle speciali ovviamente consumeranno mana. Poi troverai anche degli oggetti lungo il tuo cammino, che saranno cure, pozioni, tesori o persino chiamare un aiuto esterno, che non fa parte della tua squadra. E ovviamente c'è la fuga, usala solo in caso di necessità. Lui ha una spada! Qual è la mia arma? Il tuo potere è l'immaginazione. Oh, un'ultima cosa. Ogni personaggio avrà un ruolo, mago, cavaliere, ladro e così via. Tu hai un ruolo unico, ovviamente, ovvero il ruolo prescelto. Quindi puoi fare tutto, hai capito? È tutto chiaro! Allora, fa la prima mossa. Prendi questo! Ah! Mossa del ninja ibrido! Ah, fa male! Voglio provare una mossa speciale! Immagina, immagina! Voglio del metal! Girasole metal! Wow! Ho vinto! Oh, che cos'è? Quella è l'esperienza per aver battuto un nemico. Per ora va bene così. Ti lascio proseguire. Ehi, questa dovrebbe essere la torre. Ancora? Non ti lasceremo passare. Merda! Sono in due. Vediamo che cosa sai fare. Ok, prendi questo! Non vi eravate estinti! Ai! Prendi questo! Brutti figli di... Cavolo! Non posso perdere! Puoi sempre usare la tua mossa finale, ma ciò ti consumerà tutto il mana! Ah, ma davvero? Allora lasciamo che la mia immaginazione prenda la meglio! Preparatevi! State per scoprire il mio potere! Conclusione! Oh, per tutti i pixel! È stato fantastico! Rifacciamolo! Prima prendi l'esperienza e per fortuna quei 10 avevano una cura e del mana. Bevili entrambi. Ok, prima vita e poi il mana. Sembrano bevande energetiche! Che idea fantastica! Ora che sei qui prescelto, dovremmo vendere i tuoi gadget! E a chi? Alle persone che ci seguono, ovviamente! Sto tranquillo, ci penso io! Aspetta, pensare a cosa? È pronto! Diventeremo ricchi! Un gusto unico più che mai!
diventa il prescelto con la sua bevanda. Al gusto arancia! Allenati e combatti! Diventa come il prescelto. Bevi come il prescelto. Sai, mi sento usato. Anche se ho più voglia di patatine che di... Ma certo, le patatine! Che sciocco che sono stato! Dimentichiamoci della bevanda! No, no, aspetta, io... Il cibo preferito del prescelto. La patata. Nuove patatine gusto pomodoro. Super croccanti. Diventa come il prescelto. Mangia le sue patatine. Provale subito. Gusto pomodoro. Gusto prescelto. Eccoci qua. Io entro. Quanta polvere che vedo qui. Non me lo dire. Io sono allergico alla polvere. Ah, guarda. Ci sono delle scale. Momento platform. Wow. Mi piace questo posticino. Che vista. Certo, ogni tanto qualche candela la metterei. Ah, ecco il libro. Oh, grazie. Grazie mille. Sa, una volta ero un cattivo e anche molto coraggioso. Adesso non sono altro che un codardo. Su, su, ti faccio pat pat. Tu sei un tipo a posto, non dire così. Ah sì, questa completata. Sono bravo, sono bravo. E sono anche un gran fico. La mia ricompensa non è una cosa che ho qui con me, ma è conoscenza. Se prosegui verso quel sentiero, troverai dei cristalli assai strani. Per me sono solo cristalli, ma forse per te sono speciali. Wow, vado subito a vedere. Grazie. Wow, questo luogo ha qualcosa di familiare, non so. Ti dirò che cos'è non appena salirai sopra quella piattaforma. Oh, ok. Atterraggio perfetto. Aspetta. Questa è come una warp room. Una specie di seleziona livello. Esatto. Solo che sono i cristalli a portarti in altri mondi, in altre avventure. Preparati, prescelto, perché la tua avventura inizia adesso. Allora scelgo quello lì. No, dove credi di andare? Non puoi scegliere liberamente, almeno per ora. Il cristallo viola è per tornare alla dimensione originale, quando ti toccherà intervenire nell'isola Fortnite. Oh, allora vado a scegliere quello blu. No, neanche quello puoi. E che palle, amico, perché? Perché quel cristallo, non lo so neanche io. Tu non toccarlo. Va bene, allora ti domando, quale sarebbe il primo livello? Non lo chiamerei così, ma sarebbe quello rosso. Quello rosso ti porterà in mondi dove sono presenti cattivi da sistemare oppure obiettivi da portare a termine. Allora vada per il cristallo rosso. Bene, ma purtroppo io non posso accompagnarti. Ci risentiamo qui nell'isola prescelto. A breve partirà anche una pubblicità. Ho pensato a qualcosa di molto chic. Sì, ma come faccio a far funzionare questo coso? Ehi? Niente, mi ha mollato qui. Pensa, Crash, pensa! A che cosa servirà questo coso? Questo simbolo forse è una specie di lingua. Magari con una scansione posso... Proviamo! Rashendovar! Oh cavolo! Ma dove diavolo sono? Aspetta, ma prima che cosa intendeva con pubblicità? Non mi dire che... Il vino più buono che io abbia mai visto nella mia vita. Il vino prescelto. Altamente consigliato dal sottoscritto Mida, un gusto unico. Lasciatevi trasportare da questo gusto indimenticabile. Prova il vino prescelto. Sarò pure il prescelto, ma non so volare! Cavolo, che botta! In altri videogiochi non era così pericoloso.
questo sì che è un cambio di livello! Ma che cosa devo fare qui? Oh, e quella chi è? Ha un braccio robotico! Se quella tipa può entrare, posso farlo anche io! Mi piace l'Egitto, ma non sopporto le mummie e neanche le trappole dentro le piramidi. Dove credi di andare? Chi ha parlato? Sopra di te! Ti prego, dimmi che non sei un boss da battere! Sono solo una statua a guardia della grande entrata! Grande entrata per cosa? E io che ne so, non posso muovermi da qui, ma qualcuno sta cercando di nascondere una delle grandi pietre sacre. E che roba è? Ma come fai a non saperlo? Ma se tu non sai neanche che cosa c'è dietro il tuo culo? Una grande pietra sacra chiamata Zar. È un'energia magica dell'isola Prescelto. Ma una è stata portata qui. Conviene riportarlo a casa. Oh, bene! Mi sa che si incomincia. Beh, grazie per l'informazione, grande statua. Io vado, eh? Non ti offendi se entro, no? Va, e completa la tua questa. Quel coso sarebbe il Prescelto. Già, allora siamo finiti. Prevedo un bel surriscaldamento qui. Ma dov'è finita quella tizia? Aspetta un momento, eccola! Ehi, aspettami! Devo chiederti una cosa! Accidenti, non c'è neanche un po' di luce qui. Meno male che riesco a vederci. È tutto molto strano. Perché quella ragazza dovrebbe entrare qui? Magari sta cercando quella pietra. Come si chiamava? Ah, giusto, Zar. Ciao. Ciao. Ehi, aspetta, non ci siamo visti prima. Non mi ricordo. Posso chiederti che cosa ci fai qui? Stavo cercando il Prescelto perché devo sconfiggerlo. Ah, ma davvero? Lo sai che l'ho visto proprio uscire da dove sono entrato? Com'era fatto? Era piccolo e giallo, con le guance rosse. Grazie! Ho un problema in meno. Oh, finalmente un po' di luce! Per fortuna che non sono claustrofobico. Ma come ho fatto ad immaginare tutto questo? Hai capito gli egiziani di questo mondo? Una piramide che porta da un'altra parte. Questo posto è immenso. Ehi, ma quel tizio assomiglia al tipo viola di prima. Ehi, ci siamo già visti? Che cosa ci fa uno come te in queste terre? Sto cercando un zar! È proibito portare quelle pietre lontane dal luogo di origine. Non c'è nessuno zar qui. Sì, certo. Hai visto una ragazza con un braccio robotico? Non ho visto nessuno. Ti conviene tornare a casa, straniero. Questo non è un posto per te. Ma vai a cagare! Eccola! Che cosa sta cercando di fare? Forse dall'alto riuscirò a vederlo, ma prima devo allontanarmi da quel tipo. Ehi, ma dove è andata? Non mi sono neanche girato. Ok, dove sei, Pokémon selvatico? Ma dov'è? Oh, wow! Ma come ci è arrivata lassù? Niente. Da qui non lo vedo. Finiamo questo scontro in fretta. Una bella distanza questo combattimento. Forse mi conviene iniziare con l'artiglieria pesante. Mossa speciale in arrivo! Adoro tutto questo! Sto arrivando! Ma dove è finita? Che cosa?
Ma come è arrivata fin laggiù? Se può farlo lei, posso farlo anche io, no? Cacchio! Un mio attacco normale ha fatto così tanto danno? O sei tu ad avere la difesa bassa? Forza! Vediamo i tuoi attacchi! Basta! Io mi arrendo. Cosa? Ma mi stavo divertendo! Con un altro tuo attacco sarei morta. Ti ho sottovalutato. Prima volevo solo chiederti perché sei qui. Ma non sono fatti miei. Ma stavo cercando uno zar. Che cos'è uno zar? Mi hanno detto che è una pietra che non dovrebbe stare qui, ma che qualcuno ce l'ha portata. Prima di incontrare te, avevo visto un tipo strano con una pietra. Davvero? Dove? Beh, qui intorno. Ma tu perché sei qui? Cercavo il mio collega. È scomparso da un po'. Lui è una tigre. Scusami, ma stai cercando una tigre nel bel mezzo del deserto? È buffo che queste parole arrivino da un dinosauro robot nel bel mezzo del deserto. Sì. Forse è più normale la versione della tigre. Comunque io mi chiamo Crash. Il mio nome in codice è Tigre. Wow! Tigre che cerca una tigre. Bella spilletta. Abbiamo un problemino. Che genere di problemino? Ah, un altro ninja arrabbiato? O sarà una mummia? Oh merda! Carro armato! Sul serio? Un carro armato che si chiama Carlo? Ma ciao, Carlo! Ma che bel carro armato che sei! Ti faccio pat pat! Tu non sei cattivo, vero? Tu sei bravo, ma sì, che sei bravo! Ehi, ce l'hai una cura, vero? Stai messa male? Sì! Ora tocca a me! Prendi questo! Ah, ha una bella difesa! Cavolo! Ti sei appena curata! Ah, non ho abbastanza mana per la mia mossa più potente! Ma forse questo può bastare! Questo combattimento è stato davvero strano. Ma alla faccia tua, Carlo Armato! La prossima volta non ci andrò piano con te. È questa quella che stavi cercando? Oh, fa vedere! Credo di sì! Bene, a posto così. Se non ti dispiace, io continuerò a cercare il mio amico. Oh, ok! Bene, Zar! Adesso come ti porto indietro? Che cosa è successo? La mia collezione! Che cos'è questo mondo? E dai! Non di nuovo! Ah! Devo ricordare che l'atterraggio non è per niente morbido! Oh, ma guarda! Questa è la pietra di Zar che ho recuperato nel deserto! È più grande però! Sarà anche l'isola prescelto! L'avrò creata io con la mia immaginazione! Eppure, non so un bel niente su questo mondo! Chissà quante cose scoprirò! Ah.
Chi osa disturbare il potente stregone? Oh, sei tu! E così ha già capito come funzionano i cristalli. E dimmi, è solo? Perché se così fosse non deve sapere di me. Mi serve tempo per il tu sai cosa. Ha cambiato anche il modo di combattere. Puoi avere l'iniziativa e colpirlo, certo. Ma lo stesso darà il via ad una transizione con una lotta in stile videogioco. Ah, lui è spaventoso. Puoi immaginare di essere animato e lo diventa in un battito di ciglia. Avere una qualsiasi arma nelle proprie mani. Potrebbe anche cambiare forma o chissà cosa. Ma meno impara, meglio è. Ma è ovvio! Lo stregone che hai davanti è lo stregone più potente. Ed io non lo temo. Per questo ci stiamo nascondendo spiandolo a distanza di sicurezza. Adesso però va! Raduna gli altri! È al momento giusto! Attaccatelo! E cercate anche quella guastafeste rosa! Ehi, quella è una vita! Meglio prenderla! Ah, adesso ne ho due! Però cavolo, sono messo male con il mana. E quel carro non aveva oggetti. Dov'è che posso affollarmi tutta la vita? Oh, bentornato! Complimenti per aver completato la quest della pietra! Ma a che cosa servono le pietre? Beh, te la spiego in modo semplice. Mantengono l'equilibrio dell'isola e di tutte le altre là fuori. E in caso di emergenza, abbiamo il punto zero dell'isola prescelto. Oh, posso vederlo? Beh, ce l'hai davanti. Sei sicuro? Sì, dagli qualche secondo. Vedi, non so cosa di preciso sia accaduto, ma in un'altra timeline avresti incontrato una ragazza di nome Hera. Ma lunga storia e non voglio annoiarti. Oh, eccolo! Adesso lo vedo! Per quanto riguarda il tuo mana, puoi sempre cercare un mercante. Quindi, va, io vado a farmi un pisolino. Un tutorial che fa il pisolino? Sei serio? Sono serissimo, ho anch'io cose importanti da sbrigare, sai? Tipo dormire? Esatto! Adesso va e cerca un mercante. Ah, ok. Chissà dove sarà. Io non ti sento, sto già dormendo. Sì, sì. Pubblicità! No, non ancora! Invece sì! Allora immagino di non volere più pubblicità! Pubblicità! Oh, ma che c***o! La nuova bevanda Gusto Prescelto! Una bevanda a base di acqua frizzante, zucchero, sale e un pizzico di pepe! Un'energia che ti farà correre per 100 km! Con questa bevanda diventerai forte come il prescelto! Libera la bestia in te! Ah, questi cose che ho addosso, che cosa sono? Non riesco nemmeno a tornare nella mia forma umana. Questa è opera del prescelto, ne sono sicuro. Adesso volerò in alto così da poter... Ma che diavolo succede? Perché non riesco a volare? E tu che cosa sei? Hai idea di chi hai davanti? Sono l'immortale, il collezionista. Sono... La pianti di ridere. Perché avevo qualcosa di non so che familiare? Sono costretto ad andare a piedi se voglio risposte. Chissà se mai un giorno incontrerò Condor. Nonostante il suo sacrificio, ho ancora speranza. Comunque questo posto è immenso. Wow, che roba! C'è veramente tanto da esplorare qui. Oh, e qui c'è un'altra di quelle pietre. Anche se quel simbolo... non riesco a capirlo. Neanche con una scansione. Ehi, bel dinosauro! Sai, ti stavo cercando! Oh, sei la mercante? Bene, un paio di cosucce da acquistare. Nelle pagine del tutorial non c'è nessuna tipa del genere. Non credo che sia qui per vendere qualcosa. Rispondi alla mia domanda. Sei per caso tu il prescelto? No, ovvio che non sono io! Mi hai visto? Ehi, tutorial! Perché non partono gli striscioni rossi con il pericolo? Perché si tratta di un personaggio, beh, diverso! Allora com'è fatto questo prescelto? Un topo giallo con le guance rosse! Intendi quel coso arrabbiato accanto a te? Accanto a me? Che cosa ci fa un Pikachu qui? Pika! Cosa mi Pikachu? Pika!
volevo dire a tutti per finta che eri tu il prescelto! Ti prego, parliamone! E così sei tu! Rispondi alla mia domanda! Se ti batto posso unirmi? Unirti a cosa? Hai ragione, parlare è inutile. Ottimo! Fammi indovinare, una battaglia boss. Esatto, hai già capito. Ma ricorda, usa gli oggetti, possono valere anche come compagno esterno alla squadra. Giusto, non ho mana, ma mi serve un attacco potente. So che cosa fare. Ehi Pikachu, attacco Locomovolt! Ora è il mio turno! È finita! Morto da una mazza chiodata sulla testa! Che ne sarà delle pietre? Che ne sarà dell'isola? Mi rimane solo questo fiorellino! Hai finito? Hai perso solo una vita, idiota! Ah, giusto! Avevo dimenticato delle vite! Non ero pronto e non avevo né vita né mana, eh! Che fico che sei! Sei tornato in piedi come se nulla fosse! E voglio subito la rivincita! Magari dopo... Però... ti ho battuto! Posso unirmi, vero? Unirti a cosa? Forse intende unirsi alla tua squadra! Oh, e perché? Perché lo stregone è tornato! E non sta cercando solo te, ma anche me. E chi sarebbe questo stregone? Prima di risponderti vado a cambiarmi. Adesso è inutile portare la tuta di combattimento. Ecco perché aveva un botto di difesa. Furba la ragazza. Se stai cercando un mercante, prendi questo sentiero. Io ti aspetto più avanti. Oh, grazie! Tutorial, ma chi è lei? Un personaggio importante della trama. Grazie, sei molto d'aiuto. Che cosa volevi? Codice fiscale e indirizzo. Oh, c'è un tipo! Ammazza che cristallo! Bello, vero? Costa solo 900.000 punti fiamma. Cos'è un punto fiamma? Ti è mai capitato dopo uno scontro di aver raccolto una fiamma bianca? Sì, più volte. Ecco, quelli sono i punti fiamma. Ah, tipo le anime di Dark Souls. Però non le perdo se schiatto. Ottimo. Ma solo se le spendi. Se vuoi vedere il catalogo di oggi, devi dirmi: mostrami il catalogo Motor. Mostrami il catalogo Motor. Ecco a te. Ho mana in quantità, cure e oggetti misteriosi che scoprirai solo quando li utilizzerai. Per ora ho solo questo, ma il catalogo si aggiorna ogni settimana. Beh, compro un po' di mana e cure, gli oggetti misteriosi più avanti. Grazie, io sono sempre qui in caso di futuri acquisti. Va bene, ora sarà meglio raggiungere quella tipa. Finalmente ti ho trovata! Pensavo di essermi perso! Wow! È pittura quella che hai addosso! O sei davvero tutta rosa? Beh, sono fatta così. Ma è pazzesco! Ti mangerei perché sembri una caramella! Ed è un complimento, eh? È stato lo stregone a crearmi, ma sono un esperimento fallito. Lui si diverte creando mostri e io sono riuscita a scappare. E per un po' mi sono rifugiata consegnando cose per i sette. Lunga storia... Ma ora che si è resettato tutto, tu vuoi sconfiggere lo stregone? Sì, per questo voglio unirmi a te. Per prima cosa non sei un... vampiro! Vampiro? No, volevo dire mostro! Dietro di te c'è un vampiro! Oh merda! Quel tizio mi fa paura! Ci pensi tu, vero? Interessante! Il famoso prescelto è una donna. Lo devo ammettere, mi hai messo in difficoltà. No, credo che ci sia un malinteso. Ma come vedi, sono riuscito ad uscire. Ci vuole ben altro per fermare Kado Thorn. Non sono io, lo è quel coso arancione lì. Come? Chi? Non vedo nessuno. Ah. Salve, come va? Oh! È il prescelto! Questo piccolo dinosauro! Ehi, mai sottovalutare il piccolo dinosauro! Interessante. Il figlio di un lord è una creazione. Ha senso. Metà umano, metà robot, semidio e metà, dinosauro. Sarai anche un vampiro molto forte.
ma noi siamo in due contro uno. E ti assicuro che Caramella Rosa picchia forte. Correrò il rischio. Ma dov'è andato? Non lo so, Mr. Twilight era qui a fare tutto il fico. Vabbè, andiamo. Ah, le skin livello 100, si credono sempre qualcuno. Ma di cosa stai parlando? Io che ne so, ogni tanto dico cose. Ma che cosa è successo? Sei un idiota, Kado. Sei anche maledettamente fortunato. Io questa voce la riconosco. Tu sei... lo stregone, quello che ha creato l'anello per te. Grazie al mio anello puoi passeggiare sotto il sole senza che ti uccida. Ma come mai quel vestito? Avevi un aspetto diverso quando... Signor Kado, ci sono domande che non possono avere risposte. Tornando a te... sei stato un idiota! L'elegante e potente Kado Thorn che va ad attaccare direttamente il prescelto! E allora? E allora sei morto. Ascoltami bene, Kado, perché lo dirò solo una volta. Qui prevale il più intelligente, il più subdolo e stratega. A questo mondo muscoli e forza non interessano. Bisogna crescere e accettare il cambiamento. Se non ti adatti alle regole del prescelto, sei fuori. Che tu sia cattivo o non. Io voglio lui a terra, tu vuoi lo stesso, ma bisogna usare il cervello. Ho guidato esercite, ho affrontato 100 uomini in una sola battaglia, ho sconfitto persino Mida. E dimmi, riesci a volare? Come mai i tuoi occhi non l'hanno confuso? È perché non riesci a tornare normale? Io beh... Non sai cosa rispondere, eh? Una cosa la so di sicuro. Sarebbe? Che le tue scarpe fanno schifo. Wow! Quella pietra con il simbolo è gigantesca! Si chiamava... dai che me lo ricordo... ah sì! Zar! Ma come mai è bloccata dalle catene? Da come puoi notare, quello Zar è sospeso in aria. Ciò significa che contiene una gran quantità di energia. Ma non sono tenuto a spiegartelo io. Oh, e perché? State cercando me? Finalmente ti vedo. Secondo te è un'altra super cattiva? Beh... dall'aspetto lo sembra. Ti chiami Crash, vero? Un nome assai strano per il ruolo che porti. E tu saresti... Sono Triarca Aurora. Ma chiamami solo, beh, Aurora. Diciamo che... beh, che siamo una specie di parenti. Anche tu sei una creazione dei Lord. Esatto. E il mio ruolo è quello di proteggere questa terra e gli Zar. Ma soprattutto lo Zar Zero. Ci sono esseri che cercano di rubarle o distruggerle. Lo Zar Zero sarebbe quel punto zero blu. Esatto. Hai attivato il tutorial? Quel tipo... beh, è insopportabile. Ma puoi disattivarlo se vuoi. Ehi, non dargli retta! Hai bisogno dei miei consigli. Ah, me lo tengo. Forse. Sta attento, Crash. Lo stregone sa che sei qui. Che succede? Cavolo! Una pietra è stata trovata in un altro mondo. Mi sa che ti tocca andare verso il cristallo blu. Eccola, nuova quest. Ah, odio i collezionabili. Questa quest, una volta terminata, ti porterà qualcosa di molto interessante. Oh, allora che aspettiamo? Andiamoci subito! E sa che ci siamo persi. Non sai che emozione provo a vederti da così vicino. Ma questa non me l'aspettavo. Il mio esperimento fallito che si allea con il prescelto. Mollala subito, mollala da qualche parte. Fidati di me, farai più bella figura. Ehi, è pur sempre, beh, tua figlia in teoria. È orribile quello che hai detto. Crash, non preoccuparti. Le sue parole non mi feriscono. Oh mio Dio, le hai viste? Viste cosa? Quelle scarpe sono davvero tremende. Ascoltatemi, il mio collega voleva... ma dov'è? Vieni qui! Il mio collega voleva scusarsi per il comportamento che ha avuto prima con voi. Non voleva in alcun modo infastidirvi. Sta attento, sta architettando qualcosa. Io, il grande Kado, scusarsi con quello lì? Non mi sono mai scusato e non lo farò oggi. O ti scusi adesso, così che un giorno troveremo un modo per distruggerlo. Oppure... vai lì e combatti, ma morirai come un idiota. Ma guardalo! Mi sta mostrando le chiappe! Ma guardalo più intensamente. Hai visto che ha cambiato forma?
Nessuno di noi è in grado di diventare così piccoli e carini, a meno che non lo voglia lui. Non mi scuserò mai! Vedila in questo modo, fallo, ed io ti mostrerò il suo potere. Vi chiedo scusa. Scusa, non ho sentito. Vi chiedo scusa. Puoi ripetere? Brutto figlio di... Calmati, Kado. Il mio collega si è scusato. Vi lasciamo in pace. Bene, adesso sta a guardare. E quelli cosa sono? Mostri dello stregone. Ah, ma dai, perché il turno a loro? Sentite! Non ho voglia di perdere tempo! Preparatevi! Arrivano! E in conclusione! Ricordami di non farti incazzare. Ottimo! Motor ne sarà felice. Prendi! Oh, grazie. Meno male che ho fatto acquisti. Una sola cosa. La signorina accanto a te non può viaggiare nel cristallo blu. E perché? Morirebbe di sicuro. Solo pochi possono viaggiare in diversi mondi. Beh, caramella, ti dispiace? Ah, tranquillo, io ti aspetto qui. Ma mi nascondo da qualche parte. Potrebbe esserci ancora lo stregone qui intorno. Ok, allora dopo. Ti è bastata come dimostrazione? Ma come ha fatto a... Adesso sai con chi hai a che fare. Non sprecare la tua vita. A differenza sua, noi ne abbiamo una sola. Ok, ma io non rinuncerò alla mia collezione. Prenderò la sua testa. Bene, ci siamo! Ecco il cristallo blu. Beh, avanti! Di la parolina come hai fatto l'altra volta. Oh, ok. Rush and Noir! Ehi, ma chi è quello? Pikachu! Ancora Pikachu! Oh, no! Pubblicità! Il cibo preferito del prescelto, la patata. Nuove patatine al gusto super formaggio. E a Bananita piacciono. Sì, sono buone queste patatine. Provali subito. Ma questa è... questa è Green Hill? Pika, Pika! Tu non dovresti essere qui. Cosa dirà Nintendo se ti vede in un mondo di Sonic? Pika, Pika! Hai ragione, dopotutto esiste Super Smash Bros. Ma strammi attaccato le chiappe. Ma quello è Sonic! Seguiamolo, magari sa dove è la pietra! Attento! Quei cosi sono pericolosi! Adesso, Pikachu! Oh, mamma! Ma come fa Sonic a farlo tutti i giorni? Salve! Tranquilli, Sonic e Tails! Noi siamo buoni! Picca! Ma come l'hai convinto? Pikachu, ecco la pietra! Oh no! Un momento! I tipi volanti sono deboli al... Pikachu! Usa fulmine! A posto! La pietra è nostra! E dai! Un'altra volta no! Aia! Ah! Ecco la pietra! Cavolo, se sei grossa! Ma in che parte dell'isola sono? Oh, merda! E quello che cos'è? Assomigli tanto ad Aku Aku di Crash Bandicoot! Io lo sono, Aku Aku! Vuoi essere grande divinità! Oh,
Che cosa fate di preciso? Noi potete vedere il futuro. Oh, questo è interessante. E dimmi, che cosa accadrà? Urbo tu. Ma per sapere devi dare tu qualcosa a noi. Sento puzza di fregatura. Potere funziona solo con fiamma bianca. E vedo che tu hai abbastanza. Dare tutto a noi. Fermo, tutte quante? Io approfitterei, prescelto. Quel totem potrebbe non essere più qui. Ok, prendi. Dopo mi tocca farmare. Ok. Bene. Noi vediamo qualcosa che non puoi controllare. Qualcuno sta agendo di nascosto. Mostri, fantasmi ed altre creature invaderanno l'isola Fortnite. E se non farai nulla per fermarlo, allora invaderà anche quest'isola. Chi devo fermare? Il nome non lo conosciamo, ma si fa chiamare... Stregone, è questo il mio nome. Me l'hai già detto, ma non hai risposto alla mia domanda. Come fermiamo quel prescelto? Impossibile, ma possiamo intrappolarlo. Sii più chiaro. Mentre lui è qui, io sto pian piano prendendo il controllo dell'isola che tu tanto desideravi. Con i giusti mezzi, possiamo bloccarlo sulla sua isola. E al momento giusto, lo attacchiamo. Questo è impossibile. L'isola è stata cancellata. Mi sono salvato per miracolo. Hai mai usato un computer CAD? L'arrivo del prescelto ha avviato un reset, certo. Ma c'è stato anche un backup. Se no, come ricorderesti tutto? Allora portami subito sull'isola. Prima devo continuare a portare mostri sull'isola. E tu, Kado, mi aiuterai. Quindi, che cosa devo fare? Devi assolutamente andare sull'isola Fortnite. Non possiamo lasciare che tanta gente innocente soffra. Ehi, chi ha parlato? Amico, che muscoli! Non so perché, ma sembra di averti già visto. Per tutte le sardine, questa voce io la ricordo bene. Ti prego, dimmi che sei tu. Eri collegato a Kit! Siete la famiglia di gatti! Fatti abbracciare! Mio figlio salterebbe di gioia nel vederti. Di Condor non si sa nulla, vero? Mi dispiace, ma Condor si è sacrificato. Sì, questo lo so. Ma magari... lascia perdere. Che cosa ci fai qui? Ah, bella domanda. Non lo so neanche io. Dopo che avevo tagliato i capelli, stavo parlando con Kit e... tutto svanisce. Poi è ritornato all'isola, ma eravamo tutti un po' confusi. C'è chi ha perso la memoria e chi è impazzito. Ho incontrato un tizio che aveva una testa da dinosauro, un po' come la tua. Mi ha toccato e portato qui. Aveva delle scarpe orribili. Oh, sì. Erano inguardabili. Allora è lo stesso tipo che ho incontrato con Caramella. Oh no! La ragazza dai capelli bianchi! L'ho lasciata sola! Per favore aspettami qui, ok? Cerco un'amica e la porto qui. Ok, nessun problema. È bello sapere che finalmente sei qui. È bello anche per me. Ma chiamami Crash. Prescelto non mi fa impazzire come nome. Arrivo subito. Che emozione vedere il proprio eroe davanti a te, eh? Già, finalmente una notizia po... Oh, e tu chi sei? Solo un mio vecchio amico. Ma perché mi hai portato qui? Io guarda che sono il miglior agente di Mida, eh? Ah, Mida! Se vuoi ti faccio parlare con la sua mano. Kado si è educato con il nostro ospite. Che cosa volete da me? Niente. Voglio solo che tu sia più forte. Più forte? Ma io mi alleno tutti i giorni. Guarda che muscoli. Non quel tipo di forza. Ti abbiamo visto parlare con il prescelto. Noi siamo suoi amici. E stiamo creando una squadra di eroi per aiutarlo. Sì, l'isola è in pericolo. Se siete suoi amici, mi fido. Ma ha detto di aspettarlo qui. Sta tranquillo. Gli dirò io di raggiungerci. Tuo figlio ti sta aspettando. Mio figlio è con voi? Sì, vieni con noi. Non è che mi chiudete in un cavo, vero? Saremo liberi, all'aperto. Ok. Eccoci qui! Abbiamo fatto più in fretta possibile! Ma dov'è? Io non vedo nessun gatto muscoloso. Perché si è spostato? A meno che non sia stato costretto. Scusa se interrompo la ricerca del tuo amico, ma devi assolutamente prepararti ad andare. Che palle! Mai un momento tranquillo!
Non sembra molto sicuro questo ponte, sa? E dov'è finito il vostro amico? Si sarà fermato da qualche parte. Forza, continua. Non posso, il ponte è... beh, è distrutto. Oh, hai ragione. Beh, prova a chiudere e riaprire gli occhi. Ma che... come siamo arrivati qui? Ti presento un tuo collega. Un mio collega? Miascolo, il mio rivale? Che cosa ci fai qui? Vedo che la palestra ha finalmente cacciato il pesce marcio. Signori, per favore calmatevi. Anzi, meglio così, continuate pure. Io ne approfitto, Zadran Kunsandre. Voi gatti siete tutti uguali, dormite tutto il giorno. Credo che oggi mangerò pesce. Hattatir in Exarnute! Mi sento... strano. Bene, adesso farete tutto quello che vi dirò. Raggiungete il cristallo viola, non fatevi vedere e invadete l'isola insieme a tutti gli altri mostri. A breve il loro corpo diventerà nuovo e più spaventoso. Oh, questo non mi piace. Perché è diventato tutto buio qui? Si tratta di magia oscura. In quest'isola la notte non arriva mai. Non hai più tempo. Ehi, visto che non puoi attraversare il cristallo, tieni d'occhio quest'isola, ok? La proteggerò con la mia stessa vita. Grazie! Ok, stessa frase, no? Devo avvisarti, nell'isola Fortnite non hai il pieno controllo come ce l'hai qui, o in altri mondi. Ovviamente rimane tutto al tuo potere, ma occhio! E se voglio tornare qui? Devi solo andare sott'acqua fino in fondo, ovviamente sei l'unico a poterlo fare. Rashen Nuvar! E ricorda, niente pubblicità! Certo, come no. Vi presentiamo il nuovo smartphone prescelto. Solo nei negozi di Motor. Disponibile nel 2042. Prenotalo subito. La situazione è peggio di quanto pensassi. È un collage di robe a caso quest'isola. Giungla, città cyberpunk, Giappone, castelli e tanto ghiaccio. Aspetta, ma quello sembra il gatto muscoloso. Adoro far morire di paura. Sì. Però perché ho questa voce? E perché tu hai tenuto i muscoli e io no? Chi se ne frega? L'importante è creare caos come vuole lo stregone. Hai proprio ragione. Con questi occhi posso vedere perfettamente al buio. Non vedo l'ora di trovare mio figlio e di spaventarlo a morte. Io non vedo l'ora di... Non lo so, ci devo pensare. Ehi, ma cosa ti è successo? Deve essere stato quel tipo con le scarpe inguardabili. Ma guarda, pesce, è il prescelto. Perché non lo smontiamo e lo usiamo come spaventapasseri? Bella idea. No, no, non voglio lottare. No. Perdonatemi, ma faccio fuga. Il prescelto è un fifone! Andiamo a fare casino, pesce! No, aspetta! Che cosa ti ha fatto? Ma perché tocca sempre a me? Non potevo essere il coniglio pasquale o una renna di Babbo Natale? E invece mi tocca fare la zucca! Cavolo, ma chi ha quest'isola? Vabbè, almeno non c'è quel cromo schifoso in giro. Non l'avrei sopportato. Ma che... arrivo! Oh, merda! Quest'isola ha qualche problema con i mostri. Forse sono persone innocenti. Esattamente come il signor gatto. Devo fare qualcosa. Ma cosa? Non posso fare loro del male. Devo escogitare un piano. Ma che cosa mi invento?
non sono il migliore per i piani, ma questa situazione l'affronto ogni anno. Posso dare una mano? Finalmente casa! Nulla è andato perduto! Ho fatto il prima possibile, eccomi! Mi stavate cercando, signor Kado? Non io, ma lo stregone. Cavolo, la tua faccia è peggiorata. Lo prendo come un complimento. Ma guarda chi si vede, il gatto fantasma. Hai già fatto qualche danno? Spero di sì. Io e gli altri mostri abbiamo distrutto e spaventato gente. Abbiamo fatto scappare anche il prescelto. Non mi aspettavo il suo arrivo così presto. Beh, non è un problema. Che cosa hai in mente, stregone? Se è la macchina del... Lo so bene, Kado. Qualcosa ne impedisce il funzionamento. Ma forse so come farla funzionare. Io cambierò il destino dell'isola per sempre. Stregone, la macchina è solo un pezzo inutile. Non funziona più. Con la mia magia posso farla funzionare, ma in modo diverso. Puoi farlo? In che modo? Posso far tornare indietro solo una persona, ma purtroppo se cambi qualcosa nel passato, non cambierà il futuro. E allora è completamente inutile. Vero, ma il mio piano è ben altro. Come li hai presi tutti questi giocattolini? Li hai rubati! Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il presente e futuro! E te ne darò una dimostrazione. Mia Oscolo, vieni qui. Ha chiamato me, stregone? Devi portare qui alcuni oggetti, ma meglio spostarci. E dove? In un luogo aperto. Ecco fatto! Adesso è perfetto. Che cos'è stato? Sta tranquillo. Sono qui solo per questo bel panino. Ma tu che cosa sei? Tua madre. Ok, meglio andare. Ecco il deserto! Che cosa posso prendere? Beh, ha detto lo stregone, prendi qualcosa di grande! Quello? No! Forse quello può andare! No, non mi piace! Oh, questo! Questo mi piace, sì! Oh, ma che bel posticino! Tutti questi viaggi mi fanno venire una gran fame. Ma prima gli ordini dello stregone, sì. Ma cosa prendo? Oh, quella sì che ti tiene sveglio al mattino. Ti porterò un po' avanti nel tempo. Che ne dici? Ecco qua! Tutto fatto, stregone! Ottimo lavoro, gatto! Vedi, Kado, la soluzione alternativa ai nostri problemi. Ok, ma ancora non mi è chiaro il tutto. Che cosa hai in mente, stregone? Dove diamine si sarà cacciato lo stregone? Possiamo fermarci un momento? Mi sento molto strano. Ok. Ma che cosa siamo diventati? Ah, è tutto normale. La mia presenza genera queste cose. Sai, hai una voce familiare. Mi ricorda quella del... Monete o scherzetto? Monete o scherzetto? Ciao! Monete o scherzetto? Ma quello era Bananita. E poi si dice dolcetto scherzetto, ignorante! Hai sentito? Sì, proviene da quella parte. Oh, finalmente siamo tornati normali! Questo lo dici tu, scherzetto! Ma come... come hai fatto a cambiare da... Bellissima domanda! Questo è interessante! Loro devono sapere... Loro chi? Niente! Ogni tanto dico cose! È colpa di questa maledizione! Ogni anno nella notte di Halloween divento così! Una zucca speciale! Il mio compito era quello di fermare Mida Fantasma! E poi tanti altri casini. Sembra successo ieri, ma in realtà è passato molto tempo. Io avrei voluto tanto arrivare molto prima per aiutare Condor e tutti i suoi amici. Kit, Ruggine. Condor, Ruggine? Aspetta, non sarai mica... Ah, in questo momento quanto vorrei del caffè.
o qualcosa di energetico. No, non dire queste cose! Potrebbe partire una... Stanco dopo tante ore di lavoro? Nuova bevanda caffè prescelto. Provala subito. Qualcuno chiede aiuto in quella casa. Sì, ma mi puzza di scam. Noi siamo qui. Tu dove sei? Un classico. Abbiamo dimenticato di dire dolcetto scherzetto. Che differenza fa? Sei la zucca con meno spirito halloweenesco che conosca. Halloween che? E che palle! Io me ne vado! Ehi, aspetta, magari... Ma che cambiamento! È opera tua anche questa cosa? Io? No! E allora dove diavolo siamo? E io che ne so? Proviamo ad andare avanti! Devo anche andare in bagno! Non puoi trattenerla! Tu non mi conosci! Meglio se non scendo nei dettagli! Ma chi era? Forse è colpa sua se siamo qui! Seguiamolo! Oh! Andiamo! Ho giocato ad horror più spaventosi! Mi sento strano di nuovo! Questa volta anche io! Ma com'è possibile? La smetti di cambiare luogo? Te l'ho detto, non sono io a farli! Qualcuno ci sta prendendo in giro! Sembra una specie di... appartamento. Io preparo la mazza. Anche io. Ma come hai fatto a lascia stare? Più faccio domande, più divento scemo. Beh, chi vive qui deve darmi il link per acquistare queste favolose tende. Hai visto che belle? Io ne approfitto e vado al cesso. Oh, ok. Caghiamo nell'appartamento di un perfetto sconosciuto. Anche se in realtà non conosco neanche te. Mi domando perché ci sia il sole. Non era buio fino a qualche secondo fa? Wow! Meno male che non devo pulire io il bagno. Ah, finalmente libero! Queste saranno le caramelle che ho mangiato prima. Non sono un esperto in cucina, ma... quello non funziona così, vero? Come si spegne questo coso? Guarda! È di nuovo lui! Acchiappalo! Non può andare molto lontano! Oh! Questo è un problema! Merda! Sono già stato in un luogo simile e ho due brutte notizie! E sarebbero? Dobbiamo trovare il modo di uscire di qui o saremo intrappolati nella notte di Halloween per sempre! E la seconda brutta notizia? Devo andare di nuovo in bagno. Che si fa, signor Zucca? Dobbiamo fare dolcetto scherzetto. È l'unico modo per andare via di qui. Beh, iniziamo da quella casa. Che dici? Dolcetto scherzo! Ma non c'è nessuno. Entrate, i dolcetti sono dentro. Oh, ma che gentile! Guarda, ci sono davvero i... Lo sapevo! Arrivo! Oh, oh. Ehi, sei anche tu qui! Dove stiamo andando? Me lo chiedi con una calma? Io non lo so! Stiamo solo cadendo da molto, molto in alto! Ehi, guardami! Posso cambiare colore! Ma che bravo! Molto utile in questo momento! Vedo qualcosa! Ah, che male! Ti prego, dimmi che non siamo nel paese delle meraviglie! No, è tutto così buio! Ma che posto è? Questo è Halloween! Un momento! Fermi tutti! Zitti tutti quanti! Il suo film è un capolavoro, signore, ma non posso permettere che la canzoncina continui! Il copyright ci ucciderebbe! Oh, mi dispiace! A differenza degli altri, voi due siete strani! Mi è già capitato una volta vedere qualcosa di strano, ed era il Natale! Andavo in giro a chiedermi cos'è,
Ma che colore è? Altra canzone! Ma perché ci cambiavi logo di continuo? Oh no, signore, io vi stavo semplicemente osservando. Sono le porte a cambiare tutto. Ah sì, il Mangia Popcorn mi raccontò una cosa simile. Dimensioni festive e cagate varie. Però alla fine questo Halloween non è così spaventoso. A me un po' di ansietta ne mette. Fai qualcosa di spaventoso, voglio vedere. Ne è proprio sicuro? Sì! Io però non ne sono così sicuro. Devi lavorarci su. A me sembrava perfetto. Meglio il Natale. Senti, noi dobbiamo uscire di qui. Casa nostra è in pericolo. Non c'è un modo per tornare. Beh, un modo c'è. Seguitemi. Hai visto? Una vasca da bagno che cammina. La voglio anch'io. Ma che ti serve se sei un robot? Oh, non ci sono più le porte. Datemi un minuto che le cerco. Ottimo! Adesso passeremo la vita qui. Mi piace fare lo scemo, ma stiamo perdendo tempo. Devo fermare il cattivone, il boss finale. Oh, quindi è questo quel giorno? Quale giorno? Io sto continuando a cercare. Questa maledizione mi sta consumando. Non ne posso più. Beh, sicuramente ti sta molto meglio il rosso. Il rosso? Eh? Ma come? È ancora Halloween. Non dovrei essere. Te l'ho detto. La mia presenza genera queste cose. Se tu puoi fare questo, allora vai. Che aspetti? Ma che cosa intendi? Andiamo. È da quando ti ho visto che ho capito che sei il prescelto. Ma dove sono finite? Sì, forse potrei pensare all'isola ed essere il... Ma perché limitarsi? Di che parli? Perché non rimediare a tutto? Cioè... Non posso crederci. Ci sto arrivando da solo. Sconfiggo i cattivi, ok? Ma poi ne arriveranno altri e altri ancora. Farò la stessa fine di Condor. E Condor mi ha preparato a questo. La chiave è tornare quando tutto è cambiato. Sei scemo! Se tu torni indietro, significa che tutti quanti non... Cioè, io non saprò, anzi, non imparerò niente! Non incontrerò mai Jules! Se proprio devi tornare indietro, va nel 2019, 5 ottobre. Cerca un magazzino, aspetta la fine. E sei tu a dare un nuovo inizio. Wow, si è attivato qualcosa in me che mi ha reso un po' più serio! Comunque, perché quella data e non più indietro? Ti fidavi di Condor. Ora fidati di me. Questo finale, eh? Sì, mi fido. Ma come torni indietro? Il tutorial, i videogiochi sono tutto un limite che mi creo io nella testa. Basta! Halloween! Oh, mi sento strano. Ehi, sono tornato come prima. Devo tornare da Kit. Ma dove sta andando quel gatto? Perché è giorno? Che cosa succede? Perché non lo chiedi a lui? Quel maledetto prescelto! Non puoi metterti contro di me! Io no, ma il sole sì. Stregone! Che cos'hai? Ho annullato l'anello! Sto bruciando! No! Quella è una macchina del tempo! Ti dispiace se la uso io? Finché c'è l'antiprescelto bloccato nello spazio-tempo, puoi solo prendere dal passato. Ma... dov'è andato? Oh, è noioso giocare a questo gioco da solo! Un momento, sento qualcosa! Tu! Tu devi essere... Renzo! Creato per distruggere te! Ah, che emozione! Forza! Combattiamo! Se lottiamo qui, rischiamo di morire entrambi. Ma che carino! Come hai fatto? Lo voglio fare anch'io! Non sai fare questo! No!
ma io voglio distruggerti e ballare sul tuo cadavere! So, io ho persino scritto una canzone su di te! Wow! Il tuo odio verso di me... deve essere proprio grande! Ma facciamo un patto! Io ti prometto di lottare con te un giorno! Sarà uno scontro epico! Ma dovrai aspettare un bel po'! E perché dovrei accettare? Perché in cambio ti libererò da questo posto! Prendila come una tregua tra prescelti! Mi piace! E se ti attaccassi dopo essere uscito? Non puoi! Perché partirà un combattimento a turno con le mie regole! E non sei in ottima forma! Ti cancellerei in un secondo! Merda! Mi hai messo ansia! Ok, starò buono! E poi parleremo della nostra lotta all'ultimo rottame! Forza, usciamo! Già fatto! Oh, sei stato veloce! Dove credevi di andare? Idiota! Dovresti andare contro di lui, non contro di me! È vero, ho fatto un patto! E sai, dato che hai quella bellissima testa da dinosauro, farò finta che tu sia il prescelto! Preparati a tante botte! Ma adesso come torni indietro senza macchina? Da dove arriva questa musica? Se io voglio, posso farlo! Posso farlo, posso farlo, posso farlo! Sento che lì c'è casa! Perché sento questo? Devo provarci! Come un combattimento! Corri, Crash, corri! Deve funzionare! Ehi, ehi! Dove sta andando? Va bene il patto, ma non devi sparire dal mirino di Renzo! Se è entrato lui, posso farlo anche io! Ma dove sono? Questo è tutto il passato. Che cosa aveva detto? 2019, 5 ottobre. Sempre di testa devo cadere! Questa deve essere l'isola di un tempo! Wow! Che bei colori! Mi aveva detto di cercare un magazzino! Beh, lì ce ne sono tre! Ma come mai non c'è nessuno? Forse ho sbagliato qualcosa! Ah, che caldo! Meglio togliere questa felpa! Ehi! Ma questa è la voce di... Non mi bastava lavorare sull'aereo e a sistemare tutto questo casino. Ora una voce celestiale mi dice: costruisci questo per il bene più grande. Ok. Ho finito. Ruggine, sei stato davvero bravo. Signore Lord Sun, mi ripete perché ho dovuto costruire quel coso? Perché lui è il prescelto. Grazie al corpo che tu hai costruito, potrò far nascere in lui un nuovo potere, un potere che cambierà tutto. Ma passeranno anni. Voi dovrete resistere. E ora che faccio? Tu continua la tua vita, salva l'isola, trova l'amore, fa le tue avventure. Ma quando arriverà quel giorno, tutti e tutto si resetterà. Perché è così che deve andare. Ah, e se un certo Condor vorrà collegarti a lui, rifiuta. Beh, è triste pensare che prima o poi... Lo so, ma è l'unico modo per poter fermare il nulla, prima che inizi a dominare. Ma una domanda, perché hai scelto proprio un dinosauro? Hai visto il mio tatuaggio, no? E poi il dinosauro può vendicare la sua estinzione dalla palla di fuoco gigante. Grazie, ragazzo. Ora tocca a me. Come lo hai chiamato? Crash, per i colori e perché mi ricorda il videogioco. Crash,
Tu sarai il figlio di Lord Sun e anche figlio di Lord X. Ah, è meglio Ruggine. Lord X? Sono il figlio di un Lord, ma in realtà è stato un umano a crearmi. Ero così confuso. Mi allontanai da Ruggine per evitare di rovinare la linea temporale. Ma perché ero lì? Una palla di fuoco. Ma poi capì. La risposta era il tempo. Ma che cavolo è quella roba? Che cosa facciamo? Vieni con me! Dobbiamo trovare Ruggine e poi andiamo via con il mio carniporto! Ok. Qualunque cosa sia, io la fermerò! No, no! Questa volta cambierà tutto! Io devo volare! Vola, idiota, vola! Piantati su di me! Tutto ricomincerà da zero, ma questa volta le cose andranno diversamente. Gente, ascoltami attentamente. Non ci crederai mai, ma ho visto il creatore e il distruttore parlare insieme. Stai parlando di Crash e Renzo. Lo sai che è solo una leggenda, vero? Non è solo una leggenda, esistono!